I salvati sono coloro che accettano la correzione e confidano nel Signore. Sono umili, hanno la loro ricchezza nella fede nel Signore e ascoltano la sua voce. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando la lettura del libro di Sofonia e il Vangelo di Matteo sulla parabola del giovane ribelle che prima rifiuta, ma poi, pentito, fa la volontà del Padre. Se il tuo cuore non è un cuore pentito, se tu non ascolta il Signore, non accetta la correzione e non confida in Lui, tu hai un cuore non pentito. Ma questi ipocriti che si scandalizzano di questo che dice Gesù sui pubblicani e le prostitute, ma poi di nascosto andavano da loro, o per sfogare le sue passioni, o per fare affari. Ma tutto di nascosto. Erano puri. E a questi il Signore non vuole. Ascoltava il Signore, andava sempre secondo la sua volontà, dava al Signore. E il Signore, ma tu non mi hai dato una cosa ancora. Il povero era tanto buono, insomma, Signore, cosa non ti ho dato? Ti ho dato la mia vita, il lavoro per i poveri, lavoro per la catechesi, lavoro qui, lavoro là. Ma qualcosa tu non mi hai dato ancora. Che, Signore? I tuoi peccati. Quando noi saremo in grado di dirle al Signore, Signore, questi sono i miei peccati. Non sono di quello, non sono i miei, eh. Sono i miei. Prendilo tu. E così io sarò salvo. Quando noi saremo capaci di fare questo, noi saremo quel bel popolo, popolo umile e povero che confida nel nome del Signore. Signore, ci conceda questa grazia.